Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenute in un nuovo video. Alla fine il benvenute, visto che non è più vlog, ma se lo tengo e usiamo video perché tanto fa sempre figo. Allora, intanto scusatemi ragazze per la voce che è insopportabile. Ora capirete perché non ho fatto più video dal 25, perché ho questa voce oscena. Mi sono presa un'influenza assurda, un raffreddore fulminante e quindi spero di non morire facendo questo video perché veramente non riesco a parlare. Allora, cosa facciamo oggi? Sperando di non morire, oggi facciamo il video dei miei regali di Natale, perché so che lo aspettavate in tante, me l'avete chiesto in molte, mi avete chiesto se volevo farlo, se avevo intenzione di farlo, un po' dovunque, quindi sì, sono qui per fare appunto questo video. Tra l'altro ragazzi, vi dico sempre che questo video non lo faccio per vantarmi, ma soltanto per fare una chiacchiera con voi, ma questo lo sapete già, però io lo ripeto per scongiurare gli haters. Intanto vi faccio vedere il regalino di Giulia, perché in realtà ve l'ho fatto vedere già in nel vlog settimanale che ho messo recentemente, però volevo farvelo rivedere visto che oggi tra l'altro mi ha dato anche l'altra parte, perché mi aveva detto l'altra volta che mancava un pezzo e oggi me l'ha portato perché ci siamo viste e quindi vi faccio vedere tutto quanto. Allora, mi ha fatto un pacchetto, dentro c'era questa bellissima penna con il micino, cioè qualcosa di adorabile, poi cercherò di ritagliare l'inquadratura, è bellissima, è proprio un gattino e la penna fatta così con l'inchiostro, e che si è rivelata molto utile per scrivere tutte le dediche sui pacchetti di Natale che ho fatto, ma anche per l'agenda e per altro. Poi ho dimenticato là dietro un cioccolatino al pistacchio, un pacchetto di Oreo, questi qua giapponesi al gusto cupcake, e mi aveva dato anche gli Oreo, quelli classici americani, gusto i golden qualcosa Oreo con la vaniglia all'interno, che però sono già finiti, li ho già mangiati. Il temperino con Anna di Frozen, questa coppia di adesivi, di foglietti di adesivi per l'agenda, questi qui con tutte quante queste fantasie, sto per morire, aiuto, e questi qui con i coniglietti ciccioni, queste cose molto kawaii che lei prende sempre. Poi mi ha portato questi che si chiamano One Point Marker e praticamente sono i segnetti per segnare le pagine, penso che siano calamitati, sono per segnare le pagine sull'agenda, sui libri eccetera, sono carinissimi, sono questi qua con tutti quanti i cuoricini e questi qua con i micetti, sono tipo dei post-it magnetici in sostanza. E poi questa altra penna che trovo fantastica, cioè qualcosa di adorabile, con questa coroncina e praticamente si funziona così, è a scatto, è adorabile. Grazie Giulia, un sacco di cose carinissime che sicuramente utilizzerò. Poi vi faccio vedere subito i regali dei miei, perché mia mamma ha aggiunto qualche pensierino, visto che noi ci scartiamo i regali sia il 24 che il 25 con le varie famiglie, come avevo già detto mi ha aggiunto dei pensierini. Intanto ha regalato a tutti quanti questi acchiappasogni, questi dream catcher, questo qua è bellissimo, l'avevamo visto insieme al mercatino natalizio che dove vi ho portato e sapeva che lo volevo, che mi piaceva, mi sarebbe molto piaciuto averne un azzurrino da mettere qui accanto al letto. Adesso devo soltanto far mettere a papà un chiodo e poi lo appenderò, è bellissimo, tutte queste piume. E io ho sempre adorato gli acchiappasogni perché i sogni è una cosa psicologica che mi attrae abbastanza e quindi sono molto contenta, li ha regalati identici anche agli altri miei cugini, anche a Giulia. Poi mi ha regalato questo libro che è di Jeanette Winterson, io non vorrei leggerlo male, si chiama Lo spazio del tempo e praticamente sono dei grandi, è una raccolta di racconti di Shakespeare riscritti da vari autori italiani e sono contentissima perché io amo Shakespeare, è uno dei letterati insomma che preferisco della letteratura inglese, che secondo me merita tantissimo, anche se spesso viene snobbata, non so per quale motivo, spesso si preferisce la letteratura americana o comunque la letteratura contemporanea, invece la letteratura classica inglese secondo me vale tantissimo e in particolare Shakespeare, secondo me è un autore fantastico e quindi sono molto contenta di aver ricevuto questo libro. E poi un'altra cosa di cartoleria, mi ha aggiunto questa agendina del 2016 in cui lei ha legato anche una penna che è della sua clinica dove lavora lei, però forse la sostituirò con una delle penne che mi ha regalato Giulia. E mi piace molto questa agendina perché è tutta decorata così con questi uccellini anche all'interno e praticamente c'è il calendario iniziale e poi è divisa per settimane
e quindi è super comoda per tenere traccia di tutti quanti gli impegni. Questa io ho già la Moleskine che tengo nella borsa per poter andare in giro, questa invece la tengo a casa e quindi ci posso mettere più informazioni che mi servono, specialmente per dividere lo studio, impegni vari, le serie TV che devo vedere. Il regalo grande che invece mi hanno fatto i miei insieme, quindi i miei genitori insieme, sono questi stivali, questi anfibietti barra stivaletti della marca Wrangler. Questa ve la scrivo perché è scritta tutta quanta in corsivo. Comunque si chiama W Wrangler e sono degli stivaletti in ecopelle, fatti così, hanno ancora l'etichetta perché ancora non li ho indossati, fatti appunto in ecopelle, completamente neri con le cuciture bordeaux. E voi direte: ma sono uguali ai Dr. Martens? Allora, c'è una storia dietro questa cosa. Siccome io ho rotto talmente tanto le palle al mondo che volevo i Dr. Martens, alla fine mio papà, prima che mia zia mi regalasse i Dr. Martens, aveva ordinato su internet queste scarpe qua, che comunque rispetto ai Dr. Martens sono un po' più femminili, non so se notate che sono un po' più sottili e anche addosso comunque sono più leggere, sono delle scarpe appunto un pochino più easy, mentre le Dr. Martens sono un po' più cattive, se intendo l'idea. E comunque le aveva ordinati prima che mia zia mi regalasse quelle, comunque non se n'era accorto perché alla fine io quelle, i Dr. Martens li ho messi soltanto una volta e quella volta che prendo non l'ho visto, e quindi niente, ovviamente non è che gli potevo dire non le voglio, sono bellissime, anche perché tra l'altro i miei vecchi anfibi neri si sono rotti e quindi adesso posso dividere insomma i Dr. Martens da questi. Questi sono comunque molto più da tutti i giorni, sono più comode, sono più femminili, appunto secondo me si adattano maggiormente magari ad outfit con le gonne eccetera, insomma sono delle scarpe che comunque amo moltissimo, non sono per niente uguali ai Dr. Martens, anzi ho trovato moltissime differenze e comunque sono un regalo e mi piacciono talmente tanto che sicuramente li utilizzerò ugualmente. Visto che ce l'ho qua, ho ricevuto da mio zio questo set della Kiko che si chiama Romance and Desire Scented Set. Io non so più parlare, è adorabile, non so come farò a liberarmi di questa scatolina perché è qualcosa di bellissimo, si apre facendo scorrere così. Questi li avevo visti proprio in negozio tra l'altro, e c'è questo set che contiene una candelina, un profumino e la crema idratante sempre con lo stesso profumo. Questo qui appunto sa praticamente di rosa, adesso non annuso, non sniffo perché non sento nulla, non sento l'odore di nulla e perché sono tutta attappata. Ma sotto Natale ero un pochino più libera, ho sentito che ha un odore veramente buono e quindi non vedo l'ora di provarlo. Anche la confezione è carinissima, così oro rosa. E niente, la Kiko sapete che la sto un po' snobbando, però in realtà le cose mi piacciono sempre, anche se non vado quasi mai in negozio. Da mia zia, un'altra mia zia, ho ricevuto due cosine perché sono regalo del compleanno e di Natale, perché al compleanno non l'ho vista. Sono questi polsini che, se non sbaglio, sono di Benetton. Sì, sono di Benetton, sono questi polsini, questi manicotti color petrolio, sono bellissimi, a me piacciono moltissimo i manicotti, da piccola li portavo sempre e sono un accessorio che mi piace molto portare quando ho le magliette o comunque i maglioni che sono stretti sulle maniche, mi piace molto metterli anche sotto il cappotto che sbucano un po', insomma mi piace moltissimo tenere i polsi al caldo, perché io i guanti ho un rapporto un po' d'amore e odio, perché avendo l'iPhone usi sempre quelli neri che vanno bene per il touchscreen, oppure è un po' una schiavitù utilizzare i guanti interi, però non lo so, va bene. E poi mi ha regalato questa maglietta che dovrebbe essere sempre di Benetton, che è adorabile, adesso non si capirà niente, tra l'altro è super piena di peli, io l'ho tenuta soltanto per farvela vedere, ma adesso la metto a lavare perché è piena di peli dei gatti. Tra l'altro la gatta di mia zia ha pure tirato dei fili, quindi adesso mamma me la voleva sistemare. È una maglietta bellissima, di un cotone, di un morbido che voi veramente non immaginate, con lo scollo a barca, le maniche che sono strette, le maniche in sé, però sono a pipistrello, quindi sono bellissime, ed è tutta larga, cioè praticamente sotto si allarga moltissimo e scende con queste due punte asimmetriche. Questa qua l'ho messa il giorno di Natale, ho fatto un look total black un po' triste, però in realtà mi è piaciuto moltissimo, con appunto la gonna a fascia e i Dr. Martens, mi è piaciuta davvero tanto ed è veramente comodissima. Poi un'altra cosa di vestiario da parte dell'altra mia zia, la ricca della famiglia, che mi ha regalato questo toppino per Capodanno. Lei ha pensato appunto giustamente a un look per Capodanno, in genere mi fa sempre delle cose di vestiario per Natale pensando a cosa mi posso mettere per Capodanno, e questo qui viene da un negozio che si trova qui a Roma in via Sabotino che si chiama BS, che è un negozio che lei frequenta moltissimo perché è questa boutique abbastanza di lusso, dove tra l'altro ho preso anche io in offerta, cioè in offerta, in saldo, perché le è costato comunque
manca un sacco il cappotto che porto sempre, quello con la pelliccia interna, pelliccia sintetica. Lei mi ha preso appunto questo toppino tutto metallizzato, argentato, tutto con tutte queste paillette, con il collo morbido, mi piace moltissimo e lo metterò sicuramente a Capodanno, magari con sotto una gonna o con i pantaloni a zampa, insomma mi inventerò qualcosa, ancora non so cosa faccio a Capodanno, ma va bene. Ultime due cose, oltre poi ho ricevuto anche dei soldini, che però ovviamente non vi faccio vedere perché non c'è utilità, due cosine di gioielli. Da parte dei miei nonni, mia nonna mi ha voluto regalare questo bracciale indiano, che è un bracciale interamente in argento, appunto indiano, che è proprio un classico bracciale antico di questo qua, quel tipo fatto a medagliette, con tutti questi simboli, e lo trovo di una bellezza e di una finezza veramente incontrastabile. Questo qua era suo, me l'ha fatto tutto quanto pulire e me l'ha regalato in questo sacchettino, e io sono sempre contenta, mi regalano sempre i miei nonni questi gioielli, questi bracciali, e sono davvero bellissimi. E ultimo, ma non per importanza assolutamente, perché pure questo l'ho messo a Natale e mi sono stra innamorata di questa collana, è questa collana che ha il filo non lo so, in tipo vellutino, non mi ricordo, con queste due palline finali che si può stringere. Scusate, c'è il ciondolo che tintinna, che si può stringere con questa pallina che tiene insieme i due fili. Insomma, vabbè, io non so descrivere. Anche questa con questa perlina, e il ciondolo è un gatto. È un gatto specchiato, cioè qualcosa di fantastico. Sapete che io sono leggermente fissata con i gatti. E questa collana è bellissima, tra l'altro a me piacciono molto le collane lunghe con un grande ciondolo importante, e questa qua con quella maglietta nera che vi ho fatto vedere prima si stava benissimo, perché dava proprio il giusto tocco, charm, diciamo, all'outfit, e la trovo veramente bellissima questa collana. Ok ragazzi, io con la mia bellissima voce penso di aver finito, non vi devo far vedere nient'altro, e poi ho ricevuto anche molto amore da tutti quanti i parenti, sapete che io sono molto affezionata a questa tradizione, e vi ricordo, se vi va, che del mio incontro che si terrà il 6 gennaio, quindi mercoledì 6 gennaio qui a Roma, via del Corso davanti a Sephora, alle 15:30, se volete venire, però ho fatto un video apposito che vi linko da qualche parte, e se vi va di passare, a me fa sempre molto molto piacere, quindi io vi mando un grossissimo bacio, fatemi sapere taggandomi su Instagram che cosa avete ricevuto voi per Natale, o con un commento qua sotto fatemi sapere cosa avete ricevuto, cosa avete mangiato, eccetera eccetera, che sono curiosissima. E va bene, vado a prendermi una tachipirina, no? E un bacio grandissimo, ciao!